Questo è il primo di due video dedicati ai giardini giapponesi. In questa prima rassegna vedremo uno sguardo sugli elementi costitutivi e sull'estetica giapponese, sulle tipologie e sugli stili compositivi, sull'uso dei particolari e delle piante nel giardino giapponese. Nel prossimo video passeremo in rassegna esempi di giardini secchi e di passeggio. Buona visione! Allora, in questo video, per orientarci nel mondo del giardino giapponese, vedremo in primo luogo alcuni elementi legati alla religione e all'estetica. Poi passeremo in rassegna rapidamente quali sono le tipologie e gli stili compositivi. Vedremo alcuni esempi di particolari, che sono un elemento molto importante nel giardino giapponese, e l'uso delle piante. La religione. Da un lato lo shintoismo, un culto antico ancora molto radicato, per il quale ogni elemento della natura è sacro, il divino si incarna nei kami, gli antenati, ogni elemento della natura, persino le pietre, è presentato nella sua individualità e personalità. A partire dal XII secolo, il buddismo zen, impermanenza, sé, qui ed ora, essenzialità ed intuizione. L'estetica giapponese, wabi-sabi, wabi povero e imperfetto, sabi riservato e solitario. Ciò significa il gusto per oggetti che portano i segni del tempo, amore per la penombra, i chiaroscuri e le opacità. C'è una commistione profonda tra le diverse espressioni artistiche. Ciò che è bello deve essere anche funzionale. La bellezza è da intuire con il cuore. Le differenze principali tra giardino occidentale e giapponese. Il giardino occidentale è un giardino antropocentrico, basato sull'uomo che è al suo centro. Quello giapponese è un giardino cosmocentrico. Per Maraimi, il Giappone ha trovato nella natura ciò che l'Occidente ha cercato e trovato nella storia. Ci sono tre principali tipologie di giardini giapponesi. Il Kare Sansui, paesaggi secchi da contemplare, il Kaiu Shiki Teien, i giardini di passeggio, e i Roji, giardini semplici che servono per accedere alla cerimonia del tè. Nell'immagine, uno degli esempi più interessanti e importanti di giardino secco, il Ryoanii a Kyoto. Nell'immagine uno dei più significativi e interessanti esempi di giardino di passeggio, il Kenrokuen a Kanazawa. Nella foto un esempio contemporaneo di giardino del tè, nel giardino Jardin Zen di Boria in Francia. Ci sono due principali stili compositivi nel giardino giapponese, Shukkei. Paesaggi in miniatura, riduzione del paesaggio e i suoi elementi essenziali per poterlo trasferire nel giardino. Questo stile è esemplificato nell'immagine che si riferisce a un piccolo giardino all'interno di un tempio a Kyoto. Il secondo stile compositivo è Shakkei, paesaggio preso in prestito. In tutti i giardini giapponesi sono molto importanti gli spazi vuoti attraverso cui si comunica il disegno del giardino. L'immagine si riferisce a un giardino privato novecentesco a Kyoto ed esemplifica molto bene la tecnica del paesaggio preso in prestito. Ora passeremo in rassegna alcuni particolari del giardino. Nell'immagine una tipica recinzione in bambù. Ancora un altro esempio di recinzione in bambù, qui anche con della saggina. Sempre in un tempio a Kyoto. Ora vedremo alcuni esempi di percorsi. Nell'immagine vediamo anche un elemento molto caratteristico che sono i kekkai, piccoli sassi avvolti da un cordoncino che servono per segnare i limiti del percorso. Qui è un tempio nel sentiero dei filosofi a Kyoto. Altre due immagini, questa è la seguente, che ci fanno vedere la
raffinatezza delle pavimentazioni nei percorsi. Entrambe sono prese dal Tempio d'Argento a Kyoto. Un sentiero rivestito da grandi lastre di pietra e piccoli sassi, sempre nel Tempio d'Argento. Un altro elemento quasi sempre presente nei giardini giapponesi sono le fontanelle, che sono chiamate shishi o doshi. Nell'immagine le tipiche lanterne di pietra, che si chiamano ishi douru. Nell'immagine i tipici legacci che vengono usati per gli alberi, anche in questo caso molto suggestivi e accurati. Ora vedremo attraverso una carrellata di piante l'uso della vegetazione nel giardino giapponese. Nell'immagine un grande esemplare di ciliegio in fiore nel Parco Imperiale di Kyoto, durante la festa della Nami, che significa guardare i fiori. Nel giardino giapponese si usano poche specie di piante e mai collezioni di piante. C'è un controllo delle piante attraverso le potature. I fiori non devono essere appariscenti. Vengono scelte piante a crescita lenta e sempre verdi. La compagine vegetale esprime, anziché il controllo sulla natura, l'aiuto dato dal giardiniere per far raggiungere a ogni pianta la sua perfezione potenziale nascosta in essa. Il pino ha un ruolo di spicco: Pinus densiflora, parviflora, tumbergi, molti bambù. Spesso i grandi e antichi esemplari di pini, come in questo caso nel giardino Kenrokuen a Kanazawa, vengono sostenuti con delle strutture di bambù o di legno. Azalee potate in forma, in grandi appunto forme topiarie, che fanno vedere solo pochi fiori, proprio perché appunto i fiori non devono mai essere appariscenti. Due grandi forme di Juniperus chinensis con in mezzo una azalea. Un esemplare di Lex crenata a nuvola, con la tecnica degli nuachi. Un olea fragrance rubra dai profumatissimi fiori color arancio. Esemplari di bambù Philostachys edulis, particolarmente amati dai monaci che ne mangiano i germogli. Un bambù nano, la Sasa veici, che con le sue foglie bordate di crema ha un potere di illuminare gli spazi ombrosi. Una siepe composta da Podocarpus. In questo caso la siepe è composta da un bambù tappezzante. Nell'immagine una scena autunnale con Enchianthus spirulatus, che in appunto nel periodo autunnale ha un fogliame rosso vivo, qui accostato con la nandina domestica, un'altra pianta molto amata dai giapponesi. La festa in un tempio nel periodo autunnale con una sfilata di eupatorium nei vasi. Nell'immagine Petasites japonicus con le sue infiorescenze gialle. È una pianta erbacea interessante soprattutto per il grande fogliame. Nell'immagine una bella composizione di Trichirtis hirta, che fiorisce in autunno con dei fiori che sembrano delle piccole orchidee con anemoni giapponesi. Un grande arbusto che produce delle bacche color lilla, Callicarpa dicotoma. Nel giardino Kenrokuen Kanazawa una giardiniera all'opera nel suo costume tradizionale. Eccoci arrivati all'ultima immagine di questa piccola rassegna sulle tipologie anche di piante dei giardini giapponesi. Qui vediamo una collezione di diverse specie di muschi, che è un altro appunto elemento importantissimo nel giardino giapponese che sostituisce i nostri prati. Se volete vedere altre immagini di giardini giapponesi, di altri giardini, vi rimando al mio ultimo libro, Giardini in viaggio, ritratti di 70 giardini e oltre,
edito dalla Libreria della Natura, e al mio blog www.giardinoinviaggio.it.